Ragazzacci, buona giornata. Allora, oggi sbarbatina un pochino differente del solito. Oggi proviamo chavette, io non è che sia molto pratico con lo chavette, oggi dovrò andare molto più piano rispetto che con i die, però vi volevo far vedere questo chavette, credo che è uno degli ultimi Parker che è uscito, che è quello con i tre carrelli con differente esposizione. Vedete, questo per esempio è il medio, poi c'è high e quello che ho montato nel rasoio, che è il low, quello con esposizione più bassa. Allora, primo aspetto, qui dice stainless steel, però mi immagino che è rivestito. Però forse stainless steel, mi sa che è il carrello dentro, questo non credo che sia acciaio inossidabile, non mi dà l'impressione. Allora, vi volevo far vedere la differenza di esposizione con il P, vediamo se la camera riesce a inquadrarlo, PTW, che è questo Parker qua. Questo è il carrello low, il più basso, vedete che ha un pochino meno di esposizione rispetto a questo Parker che era quello a carrello tradizionale. E se lo compariamo con un Magic, anche se questo è marcato a filarmonica, ma è un classico Magic, vedete che come esposizione siamo lì, cioè che praticamente in low ha l'esposizione almeno del mio Magic, questo filarmonica, ha quasi la stessa esposizione. Ora possiamo vedere gli altri carrelli un momento, montandoci la lametta. Vediamo per esempio il medio. Fatemi togliere la lametta di dentro. Allora, su questo carrello qua low, la lametta si inserisce veramente facilmente. I dentini sono fatti molto bene e entra facilmente la lametta. A volte hai che incastrarla, ci vuole di più. Anche in questo, vedete, è entrato facilmente. Allora, metto il carrello, cerco di bloccare la lametta e vedete che sì, effettivamente l'esposizione aumenta con la media. E se prendiamo la high dovrebbe essere ancora più esposto. Ora io penso che la media e la high, magari più che per farsi la barba, magari possono essere per parrucchieri, per definire un po' magari i capelli o chi ha la barba lunga. Vedete già l'esposizione di questo è leggermente maggiore, anche se vi sono onesto, cioè la differenza fra questa e la media non è che sia molta, Qui la lametta entra un pochino peggio nella questa high rispetto alla media e alla low. Io penso che per farsi la barba, ragazzi, specialmente con barba come la mia di un giorno e mezzo, penso che la low è il carrello più appropriato come esposizione. Direi che ci siamo. Abbiamo un po' di plastica, un po' di rivestimento. Direi che ci siamo all'incirca. Useremo questa. Allora, fatemi mettere via un po' di roba. E si sente abbastanza bene in mano come apertura. Questo era molto più duro, per esempio questo Parker qua. Allora, lametta che userò oggi sono queste Perma che già sono spaccate a metà. Prima volta che le uso, non le ho mai provate. E oggi proviamo questo saponcino al Gabo Men, sapone argentino, cioè che Argentina sta nel mondiale. Oggi proviamo il sapone argentino, crema de afeitar in spagnolo, per pelli sensibili, iperallergenica. Vediamo se c'è l'inci, vediamo se la camera riesce a inquadrarlo. Spero di sì. Scusate, ma il monitor della camera mi si spenge dopo 2 minuti, che non vedo niente. Però spero che l'abbia inquadrato. È tutta roba sintetica.
è un vegetale, va bene? Allora, schiuma un po' strana, ragazzi, ve lo dico onestamente. Il tappo non è nemmeno a girare, è solo a pigiare. L'ho usata più che altro per farci i bracci, non è facile montarla, diciamo. Allora, prendi sapone, ne prendo una porzione abbondante, ragazzi, perché non è che faccia una bella schiuma, Allora, andiamo sempre con il sintetico, l'ultimo arrivato, Wolf Whiskey, che mi ci sto innamorando di questo pennellino, e vediamo quello che riusciamo a fare. Tanto per lo sciavette, ragazzi, non è che ho bisogno di fare tanto schiumone, in faccia. Solo ho bisogno di qualcosa che mi faccia scorrere la lama. Allora, la profumazione non è male. Sa come di pulito, però al limone. Però un limone leggero, 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 è veramente piacevole la profumazione. Forse una nota acquatica, ecco, direi. Sapone pagato un pochino meno di 5 dollari. Paura a mettere tanta acqua perché poi mi sparisce. Vado piano piano. Allora, io mi fermerei con l'acqua. Allora, barba bagnata, barba durissima, un giorno e mezzo. Vedete, la sua schiuma la fa. Ci ho messo un pochino a capirlo, questo sapone. Però insomma, via. Se dosificata l'acqua lavora, perlomeno monta, che qua ho trovato roba cinese che aveva la stessa contestura, colore nel barattolo. E non c'era verso di farlo montare, infatti quando l'ho visto ho detto vai, ho preso un'altra fregatura. Invece, insomma, questo qua perlomeno ci si fa avere una schiuma decente col pennello. Già sento l'effetto bagnato, certo, non è che sia una schiuma, ragazzi. C'è un afflorato sicuramente. È meglio di questa, però insomma, diciamo che è accettabile, dai. Allora, vediamo questo parcherino piano piano, come va. Allora, la lama
La sento bella firme e queste perma mi sembra che tagliano molto bene. Allora, il rasoio funziona veramente, veramente bene. Queste lamette sono fantastiche. Taglio dolcissimo. Sicuramente le migliori lamette che ho provato sono quelle già spezzate. Ho delle Derby nere e ho delle Lord Stanley. Però queste sono le meglio lamette che ho provato già spezzate, fantastiche. Tagliano benissimo. Allora, con la lametta, con questa esposizione, il rasoio mi sembra taglia benissimo. Questa è la piastra low. E non ho sentito per niente la lametta vibrare. Verso del pelo è andato. E anche il sapone, ragazzi, non è andato male, eh. Non è andato male. La lama scorre veramente bene. Forse va meglio questo sapone così, con sciavette, che con Dio. Vedete che ora si ha un pochino più di difficoltà, che non c'è la barba a coprire con il sapone e la qualità della schiuma. Comunque, ragazzi, se mi chiudono le esportazioni dall'America e finisco i saponi così è possibile, magari mi vanno a male e continuano a portare questo sapone, la barba. Riuscirei a farmela tranquillamente. Voglio bagnarlo un po' di più perché quello che voglio è che scorra la lama, quello che mi interessa ora. Posso togliere l'acqua del lavandino, lo possiamo lavare a scroscio. Allora, diamo un pochino di traverso.
A parte che c'ho l'irritazione, vediamo se riesco. Non tagliarmela oggi. Molto liquido il sapone. Qui sotto la gola, come non posso fare traverso, quello che approfitto è che faccio un'altra passatina di pelo per lasciare il meno possibile un contropelo. Direi che ci siamo, qui la base è un pochino molta curva la base. Ok, direi che anche come attraverso ci siamo. Facciamo qualche ritocchino di contropelo, più che tutto sotto la gola, sulle guance, ragazzi, va bene, non sono certo un BBS profondo come quando uso il DE, però con la mia tecnica devo sapermi anche fermare, perché se no corro di farmi solo del male. Già che la sbarbata praticamente, ragazzi, è a posto già. È un peccato sciuparla con un taglio inutile per cercare cose che alla fine nemmeno servono. Vedete che poca barba già con due passaggi.
due passaggi diversi del pelo rimane molta meno barba, da fare in contropelo è più facile. Direi ottimo. Sì, ora sono veramente liscio. Certo, qui dove c'è un po' di curve potrei migliorare, ma corro solo il rischio di tagliarmi e irritarmi. Con la sinistra mi rimane più difficile il contropelo. Io direi, ragazzi, che mi potrei anche fermare per non farmi danni. Allora, sì, c'è qualche puntino qui nelle curve che avrei potuto migliorare specialmente. Vediamo se riesco. Ragazzi, io direi che ci siamo, prima di farsi del male. Direi ottima sbarbata, il rasoio lavora veramente, veramente bene. Vediamo un pochino la lume che dice. Allora, rispetto a un die sento un pochino di più l'allume. Sicuramente mi manca ancora molto per perfezionare. Sento bruciare molto di più l'allume. Qui con i die normalmente sento qualche puntino da qualche parte e basta, invece con lo chavette, specialmente facendo contropelo, sento un po' di più l'allume in faccia. Infatti fatemelo passare un pochino di più, però insomma accettabile. Comunque il rasoio, ragazzi, rade veramente veramente bene, cioè se mi fossi fermato con il passaggio del traverso sicuramente avrei sentito molto meno l'allume. Il passaggio del contropelo, diciamo che è quello
che sento di più, perché mi manca un po' di manualità. Comunque ottimo. Allora, mi sta stupendo, ragazzi, il sapone. Visto che è strano che normalmente quando passo il sapone, la lume sul sapone lo porta via, invece questo non lo riuscivo a portare via completamente. E ragazzi, ha una pelle veramente veramente ottima, nonostante mi sia passato parecchio il lume. Veramente veramente tanta roba, eh? Allora, la sbarbata, ragazzi, direi che è andata benissimo. E rasoio è ottimo, veramente con questa fiastra, no, via, con questo carrello low, e la lametta c'ha la giusta esposizione per farsi la barba, è perfetto. Avete visto che ho un pochino meno di esposizione rispetto a questo qua, che effettivamente in quello sento un pochino vibrare la lametta, con la mia barba un po' duretta, mentre che con questo mi è sembrato perfetto. L'esposizione è giusta, sicuramente gli altri due carrelli nemmeno li dovrei provare, perché è questo il carrello per me, per farmi la barba. Magari, non lo so, barba di una settimana si potrebbe usare, sì, la piastra quella media o light per aiutarsi un po', ma su una barba corta così, questa è la piastra che va perfetta. Non sentivo la lama vibrare. Mi dare una piccola pulitina. Mamma mia, questo sapone vuole andare via dal pennello. Sicuramente è meglio di quello che credevo. Me lo uso molto per i bracci, però lì faccio un'acquetta. Però non è male, eh. Mi ha regalato una buona sbarbata. Questo sicuramente non arriva da voi, non riuscirete a trovarlo. Solo per curiosità ve l'ho fatto vedere. Per ampliare il conoscimento tonsorio. Sapone fatto in Argentina. Vediamo se dice dove lo fanno. Vabbè, comunque non è male, ragazzi, è il saponcino. Ha lavorato veramente bene, la lama mi scorreva in faccia, che era un piacere. Allora, ci è rimasto da mettere un po' di after. Un po' di after che ci mettiamo oggi. Oh, la scelta è difficile, c'è tanta roba. Allora, oggi mi va un pino, un pino. Prendiamo il boccione, questo qua. E come il saponcino c'ha un saporino così al limone, mettiamo Pinot Gent G, facciamo gin e limone. Allora, un pochino brucia, sono onesto. È la mano con lo sciavette, ragazzi, non è la mano del due. Mamma, com'è buono questo pinot. Spettacolare, ragazzi. Già passato bruciore. Spettacolare, ragazzi. Spettacolare. Dove l'ho preso? Allora, ragazzi, sicuramente un rasoio molto valido. Questo negli Stati Uniti si trovano sulla scatola completa, tutto il kit si prende sui $25 e non so quanto costa da voi. Mi sembra che ce l'ho a Goodfellas, mi sembra, se non mi sbaglio. Non so se anche su Amazon Italia lo potete prendere. Sicuramente se state cercando uno sciavette è qualcosa di valido,
perché è fatta abbastanza bene come rasoio. Mi è piaciuto specialmente il portalametta, che entra veramente veramente bene, molto meglio rispetto dell'altro modello Parker che ho. Non mi ha dato difficoltà, i dentini dove entra la lametta sono perfetti. Solo la piastra Aig da una parte appena appena un pochino troppo chiuso un dentino, però le altre due, specialmente nel mio, sono venute perfette, sicché è molto facile da usare. Con la piastra delicata avete visto che anche io, che non sono un esperto con questi attrezzi, guardate che bella barba mi sono riuscito a fare, sono praticamente a BBS meno qualche puntino, qualche zona. Comunque ragazzi, direi che la sbarbata fantastica, nonostante che ancora la pelle non è la pelle di coccodrillo che normalmente ho dovuta alla settimana di febbre. Comunque tanta roba, sicuramente consigliato, consigliato, perché se lo posso usare io che ho poca esperienza, chi ha un po' più di esperienza con questo qua ci vola e va veramente bene. Ha il fondino di plastica e ricorda un po' lo stile del Magic, però insomma migliorato. Veramente un rasoio valido, mi è piaciuto molto di più di questo qua. Questo lo sentivo più plastico, più questo invece è tutto di ferro. L'ho sentito molto meglio, e questo sicuramente ha un pochino troppa esposizione. Fatemi togliere la lametta, che sennò poi me lo dimentico, se non la lametta usata. Ho messo solo di prova, fatemela buttare via. Va bene ragazzacci, allora anche per oggi è tutto. Vi aspetto nella live di mercoledì, dove dovrete scegliere con che rasoio e che sapone userò in questa sbarbata apocalittica, già che ho scelto 3-4 rasoi veramente efficaci. Vediamo come mi va. Che di qui a mercoledì non mi farò più la barba, per arrivare con una barbetta abbastanza lunga alla live. Ragazzacci, grazie per il vostro appoggio, grazie per i commenti. Se ce l'avete il rasoio, fatemi sapere che ne pensate. E niente, del sapone ragazzi, vabbè, saponcino argentino ve l'ho fatto vedere, questo mi immagino che non l'avete mai provato e nemmeno lo proverete magari in Italia. Ci vediamo ragazzacci, ciao!